Ciao ragazzi, oggi video in itinere, stiamo andando al supercharger e voglio farvi vedere Scan My Tesla con le batterie, cioè come si comportano le batterie e la macchina nel momento in cui andiamo al supercharger. In questo momento stiamo andando, come abbiamo detto, al supercharger di Mogliano. Siamo con il 19% di batteria, come potete vedere, e ci mancano 40 km più o meno per arrivare. Dai giorni precedenti che ho fatto la stessa identica strada, praticamente mi sono accorto che adesso che fa freddo, viene fuori il messaggio del riscaldamento della batteria per arrivare al supercharger molto prima del previsto. Giusto per darvi un paio di informazioni, siamo a 17,1 gradi per quanto riguarda le batterie. In questo momento le batterie sono a 16,8 gradi e sta comunque la macchina riscaldando la batteria. Lo capisco dal fatto che più o meno, cioè che l'inlet, quindi l'ultimo valore in basso a sinistra, è 17,1, che è quindi un po' più caldo della temperatura media della batteria. Come si può notare già adesso la batteria si è riscaldata, non perché la macchina sta riscaldando molto attivamente, perché come vedete è 19,4 gradi rispetto a 17,8, è un grado e mezzo, poco più, non è che faccia tutta questa grande differenza per riscaldare la batteria, ma principalmente perché io sto correndo in macchina e quindi andando ad accelerare e accelerando e frenando si va a poi a riscaldare fisiologicamente appunto la batteria. La cosa stranissima, ragazzi, è che il preriscaldamento delle batterie del supercharger oggi per qualche motivo non c'è stato. Non so spiegarmi perché, anche perché fuori fa freddo. Sono partito di prima mattina con 13 gradi, quindi il pacco batteria era freschino, insomma, sono stati 16 gradi, 15 gradi, adesso non ricordo esattamente, guarderò il video. Però adesso ve ne accorgerete quando andiamo al supercharger. La macchina spenderà della batteria, quindi della potenza dal supercharger per andare a riscaldare le batterie. Quindi credo, e questa è solo una mia speculazione, che il riscaldamento delle batterie avvenga solo ed esclusivamente se siete oltre una certa soglia di percentuale. Perché ripeto, ieri, che sono arrivato qui credo con il 22%, era completamente diversa la storia. Cioè, credo che una ventina di chilometri prima mi abbia iniziato a preriscaldare il pacco batterie. In questo caso, che noi siamo con il 9% di state of charge, quindi di batteria residua, è anche plausibile pensare che Tesla non voglia andare a sprecare ulteriore energia per andarla a portare in temperatura, ma preferisca invece andarvi a preservare quel poco di kilowattora che vi rimangono nel serbatoio, chiamiamolo così, in modo da farvi arrivare assolutamente a destinazione. C'è anche da dire che sì, arriviamo di sicuro a destinazione perché la macchina con il navigatore è in grado di capire se effettivamente ci arriviamo oppure no. Comunque noi adesso siamo arrivati al supercharger. Mi dispiace, non vi ho fatto vedere che si preriscaldava. Vediamo, perché sicuramente sto parcheggiando male. C'è ancora questo problema. C'è ancora questo problemino. Infatti, guardate che bene che so parcheggiare senza le telecamere. Allora, qua. Ecco qua. Adesso andiamo ad attaccarci. Batteria scarica. Chiudiamo. Allora, siamo con il 9% di state of charge, come dicevamo. In realtà, vediamo se qui me lo segna. Allora, state of charge, adesso l'ho trovato in alto a destra. 9,27%, per vostra informazione segna il 9%, quindi non arrotonda per eccesso. Stiamo già ricaricando a 120, come potete vedere sì, insomma, dalle immagini. È abbastanza normale. A questo punto abbiamo 25,5, anzi 26%, scusate, 26 gradi
l'inlet della batteria, quindi sta già iniziando a riscaldarla. La temperatura media delle batterie in questo momento è 24,3 gradi. Diciamo che tolgo questi, così li togliamo, che tanto a me la velocità qui non mi serve. Così adesso nell'ultima riga abbiamo la temperatura media, la temperatura dei tubi che vanno a riscaldare la batteria e il flusso per minuto del liquido refrigerante o riscaldante. La cosa interessante in questo momento, che siamo al 12%, è passato tipo 20 secondi, è che non so se notate, ma le due righe qua abbiamo la potenza del motore, cioè che sta consumando il motore frontale, e subito sotto nella terza riga abbiamo la potenza che sta consumando il motore posteriore. Ma voi dite, perché siamo fermi? Perché deve consumare della batteria? Insomma, non ha alcun senso. Questa cosa succede perché, e fra poco lo vedrete nella terza colonna della seconda e della terza riga, che praticamente queste due colonne andranno a arrivare anche a 80-90 gradi. Questo perché, a quanto ho capito io, ma non ne sono certo, devo ancora informarmi, magari lo scrivo qui se è vero, il liquido refrigerante va a passare e va a riscaldare anche il drivetrain. Quindi probabilmente Tesla ha visto che questo sistema di riscaldamento è molto più efficiente, cioè vado a riscaldare i motori, che di conseguenza mi vanno a riscaldare il liquido refrigerante, che di conseguenza mi vanno a riscaldare le batterie. E in questo momento infatti noi stiamo ricaricando 135 kW, come potete vedere dalle immagini, però in realtà ne stiamo consumando 7 per andare a fare altre cose solo sul motore, più probabilmente qualcos'altro tipo un kilowatt giù, per andare a tenere l'abitacolo con il clima e tutto quello che ci sta dietro, insomma. Quindi se vogliamo fare i conti fatti bene, dovremmo aggiungere 8 ai 135 kW che stiamo in questo momento assorbendo. Come potete vedere, o meglio come avete già visto dalle immagini, a un certo punto i due motori, quindi la seconda riga e la terza riga, hanno smesso di prendere dell'output dal supercharger e questo viene girato direttamente per interezza alla batteria. In questo momento infatti stiamo caricando a 145 kW. Cosa possiamo concludere da questo? Possiamo concludere che, come potete vedere, abbiamo 38 gradi in questo momento della temperatura media delle batterie, sta ancora tentando di riscaldarla perché, come vedete, abbiamo un 4 gradi di scarto, circa 3 gradi e mezzo, poco più, tra la temperatura del liquido refrigerante e la batteria, quindi sta ancora la macchina cercando di riscaldare. C'è da dire che probabilmente Tesla, facendo dei conti, cerca di ottimizzare la tempistica di ricarica andando anche a non prendere troppa velocità, o meglio troppa potenza, in modo da metterla poi nella batteria. Considerate anche che c'è un altro fatto da dire, cioè che a 145 kW anche le batterie vanno a essere messe un po' sotto stress e quindi questo va a riscaldarle in maniera fisiologica, naturale, chiamiamola così. Eccoci quindi alle conclusioni più o meno di questo video, ho quasi finito di ricaricare, sono al 69% su per giù e ci sono un paio di considerazioni che voglio fare prima di chiudere questo video. Allora, come avete visto, le informazioni non sono sempre aggiornate in tempo reale, soprattutto lo state of charge, quindi
la prima colonna in alto a destra non riflette esattamente quello che vediamo su schermo, penso per un motivo di informazioni che passano sul CAN bus, tecnicamente non vengono aggiornate in tempo reale. Detto questo, in questo momento, se guardate l'ultima riga, la batteria vuole essere raffrescata, o meglio, Tesla sta raffreddando le batterie. Da cosa lo capisco? Lo capisco dal fatto che i litri per minuto, che normalmente quando giro per strada ho notato è sui 6 litri per minuto, quindi praticamente nullo, in questo momento è più del doppio, è 13,1 litri per minuto, e la temperatura del liquido refrigerante è minore della temperatura media della batteria, stiamo parlando di 50,9 gradi rispetto a 55, quindi in questo momento Tesla probabilmente vuole raffrescare la batteria, forse sa che stiamo andando verso la la conclusione di questa ricarica del supercharger, e quindi vuole evitare di farmi partire con una batteria troppo calda. Tra l'altro, piccolo inciso, ho letto proprio ieri o l'altro ieri, adesso non ricordo, un articolo che parlava di ottimizzazione dei tempi di ricarica per quanto riguarda le batterie sulla trazione elettrica, e diceva appunto che la migliore possibile ricarica, velocità di ricarica, si ha a circa 60 gradi di temperatura. Sembra che Tesla abbia un po' anticipato i tempi, perché questo articolo parlava di una ricerca, non mi ricordo se dell'MIT o di un'altra università, e quindi abbia già provveduto a fare questa tipologia di preriscaldamento e riscaldamento della batteria durante la sessione di ricarica. Come abbiamo visto oggi, purtroppo non è andata a precondizionare la batteria mentre arrivavamo, ma questo probabilmente è dovuto al fatto che la batteria era troppo fresca, che la batteria era troppo scarica. Quindi tenetene di conto se state facendo un viaggio, perché magari voi pensate di arrivare lì con la batteria già carica e arrivare a ottenere subito il massimo della velocità erogabile da supercharger, ma così non sarà se andate con una batteria troppo scarica, come abbiamo fatto noi oggi. Intanto vedo che sta continuando a tentare di raffreddare la batteria, anche i due motori stanno calando leggermente di temperatura, quindi probabilmente la macchina sa che in questo momento vuole essere, stiamo per concludere la sessione di ricarica. Spero che questo video sia stato utile, se non altro è sicuramente molto nerd, però vi fa capire effettivamente sotto il cofano come funziona la macchina, perché fa alcune decisioni, perché alcune volte per esempio nel supercharger non ottenete il massimo della velocità di ricarica. Il motivo è semplice, in questo caso, perché venivano presi 7 kW più o meno per andare a riscaldare i motori che poi avrebbero riscaldato la batteria. Quindi questo è uno dei motivi di sicuro. L'avevo già speculato su uno dei video precedenti, che magari vi lascio qui nella card in descrizione, qua sopra su YouTube, dove dicevo appunto che per andare ad ottenere il massimo della potenza di ricarica bisognava arrivare con una certa temperatura e con una certa percentuale di batteria qui al supercharger. Adesso diciamo abbiamo la prova scientifica di questa cosa. Abbiamo la telemetria della macchina che ci dà conferma di quello che pensavo, e quindi io direi che siamo arrivati al momento dei saluti. Questo video sarà probabilmente già lungo di per sé, e quindi ragazzi, se il video vi è piaciuto e se soprattutto l'avete trovato abbastanza istruttivo, mi raccomando mettete un pollice in su e lasciatemi un commento se volete avere altre informazioni o avete visto qualcosa che magari io non ho visto qui in auto, e quindi anche qui su YouTube spuntando la campanella, e ci vediamo al prossimo video. Ciao.